Ciao mia amate pussola, amore, giusto face track on? Oh, ho preso una Osmo bianca, bellissima la Osmo Pocket 2. Mi guardi amore, solo se è giusto questo? Oggi c'è anche quello per muoverlo. Allora guardate, no, questo qua fa lo zoom, scusate, devo imparare bene. No, con questo ho rimesso lo zoom. E con questo ancora ho rimesso lo zoom. Questo è il mio goggo, vabbè, niente. Oggi è arrivato un acquisto bellissimo che ho fatto per... Perché avessi fatto... Un acquisto bellissimo che ho fatto bellissimo per i nostri gattoni. E sì, no, in realtà è utilissimo. Adesso vi faccio vedere. 1, 2, 3. X. 1, 2, 3. Ce l'ho fatta. Come potete vedere ci sono 1, 2 e 3 scatoloni giganti, enormi, che adesso vi zoom perché sto imparando a fare lo zoom. Leviamo lo zoom. Che andranno a costruire una specie di gabbiotto gigante che noi metteremo qui per i nostri gattoni, perché qua per regole condominiali non si può chiudere tutto, diciamo, per estetica del palazzo. E così ho trovato, sapete, sponsorizzate le cose che trovo sempre io, questa specie di gabbia che è per gli animali domestici, per i gatti, e noi proveremo a smontare tutto e montarla qua. Quindi in pratica adesso dobbiamo togliere più o meno questa roba qua, perché dobbiamo fare un po' di pulizia, perché la monteremo qui. Tu se vuoi puoi venire fuori con noi, se vuoi, eh, perché c'è il nostro cane. Andiamo anche a prendere gli attrezzi del mestiere. E poi chissà come saranno felici i gattoni, l'adoreranno. Oh, ma tu hai già preso gli attrezzi del mestiere? E quanto sei forte, amore mio. E adesso io ti aiuto in qualche modo. Sì. Davvero, ti aiuto a spostare tutto. Ciao, a dopo. Ok, la prima scatola è stata aperta. Ora vi faccio vedere cosa c'è e la faccia che ha fatto Alessio. Questi sono tutti i primi pezzi della scatola, e quando Alessio ha trovato questi pezzi qua, amore, fai vedere la faccia che ha fatto? Esattamente questa, bravo! Anche Gogo è uscito con noi. È arrivato anche il passeggino di Bimbo. Oddio, non spoilerarlo, amore, per un altro video. Beh, non si può spoilerare, anzi no, in realtà penso sia già uscito il video, quindi vabbè, sono piccoli dettagli, ma abbiamo preso un passeggino per Cocco, in realtà perché dovevamo andare via 4-5 giorni, cosa che non faremo, e quindi comunque lo utilizzeremo perché lui d'estate è molto pigro, non vuole molto camminare perché ha tanto caldo, e allora la mamma gli ha preso un bel passeggino, vero papà? Sì. Non hai molta voglia di montare questa cosa, vero? Ti amo. Amore, io sarò la tua di... Tu sarai il dirigente e io l'operaia. Dimmi cosa ti serve. Allora, dividiamo i pezzi. Ok, questi qua sono i tre fondi, mi sa. Sì. 1, 2, 3, quindi ti passo il fondo. Questo lo spostiamo qua. Insieme a questo sembra un campo da golf. Possiamo giocare a golf. E anche il terzo. Eccolo qua. Tra l'altro Annusa fanno un profumo fantastico. Di legno. Allora. È un profumo di legno legnoso buono. Te l'hanno mai detto che sei un bellissimo bocconcino? Sì. Ciao Creamy, ti vedo. Ciao Creamy, c'è lo spettacolo, lo spettacolo. Guardate, non so se si sta a vedere dentro, io vedo un occhietto. Un occhietto di Buzz. Lì c'è una Pugi, sono praticamente tutti qua. E qui c'è un bellissimo bimbo. Mio Dio, amore, quanto sei buono. Sei buono. Sei buono come il tuo papà. Fortunatamente qui sopra abbiamo, aiuto, non riesco a farvi vedere, dei numeri, come potete vedere. Qui c'è il 10, il 9, l'8. A noi per iniziare serve un 2, un 5, un 9 e un 10. Quindi questi 4 qua. Adesso, amore, cosa ti passo? Un po' di intelligenza. Arriverò in tuo soccorso, papparapappa. Sono il tuo aiutante. Ti bacio la pelata. Che bravi. Allora, la prima parte siamo riusciti a montarla. Vedete, adesso sta anche in piedi da solo. Abbiamo anche trovato e messo in carica il nostro avvitatore. Si chiama avvitatore o trapano? E quindi adesso andiamo avanti. Direi che i lavori proseguono molto molto bene. E nonostante sia nuova, la videocamera è lercia. Siamo ufficialmente arrivati quasi a metà. Manca solo questa parte qua, il tetto e poi queste qua che saranno le mensole. Allora, non credevo, ma siamo stati davvero velocissimi. Puoi dirlo che per una volta sono stato d'aiuto? A parte che lo stavo rompendo perché praticamente stavo inciampando. Però per il resto fuori sta anche piovendo. Abbiamo
questo sound meraviglioso della natura. Bimbo, cosa vuoi dire a tutti i tuoi fratellini che stanno aspettando? Tra poco tocca a voi uscire. Sì, tocca a voi, amore. Adesso montiamo anche questo. A tra poco. Tra l'altro, come riprende bene questa videocamera. Wow, guardate come mi segue. Wow. Ciao. Stiamo attaccando la prima mensolina. Lui mi passa dal bus. Queste sono le... come si chiama? I dadi? Sì, un bullone. Quindi guardate, lui mi passa qua e io magicamente... Basta che lo cominci, poi dopo lo faccio. Sì, è una parola. Missione compiuta, sei sì. Entrato. Ce ne restano 22. Va bene, adesso mettiamo dentro anche gli altri 22, tranquillo. Vai, sono pronta. E col sottofondo di Mamma Mia volevo farvi vedere che abbiamo montato tipo... aspettate. Queste qua che dovrebbero essere le mensoline sono una destra, una sinistra, una destra e stessa cosa di qua. Ora mi sa che andiamo col pavimento. Ci siamo quasi ragazzi, abbiamo montato tutta la struttura comprese dentro le mensole. Manca da mettere qualcosa in terra e il soffitto. E poi no? Non c'è il pavimento, è solo il soffitto. Ah, il soffitto? Ah, meglio ancora, allora è più comodo a spostare, quindi manca il soffitto e ci siamo. Allora, controllate la situazione perché io non riesco a vedere da giù. Quanto sei carino, da qui vedo qualcosa, sembra un praticello praticamente. Questo qua è il tetto fatto a prato, ci siamo quasi amore, forza. Sei pronto Buzz? Salem? Tu sei pronto? Sai che regalone c'è adesso? Ciao bimbo, siamo pronti. Papà sta finendo di montare il tetto, guardate. Sta montando le ultime cose da mettere qua sopra. Io più o meno ho già liberato un po' la zona qui perché... per ora, per farli provare, metteremo la, diciamo, questo qui, perché la porta coinciderà con l'apertura di questa, così loro potranno entrare e uscire. Allora, per questione logistica, la metteremo al centro del balcone. Amore, sei pronto? Sì. Prendo i gatti ora, eh. Cominciamo da Vasino. Da Buzz, volevi dire? Buzz, volevo dire. Wow, Buzz! Che paura che ha! Aspetta che arrivano i fratellini. Vieni, sale. Ciao, Buzz. Bello, papà, apri. E anche sale. Che bello. Qui Salem. Arriva anche la Mi. Poi per un attimo ci fermiamo con loro tre. Entrate. Fammi entrare con loro. No, qui c'è troppa paura. Entro io con loro. Salem. Vabbè, sto... bello. Che bello. Adesso Salem vuole venire. Salem, vieni! Dai, vieni a vedere che bello! Vieni! Salem è tornato! Ciao papà! Uggi! Vieni anche tu! Chiudici papà! Che bello! Qui si può andare! Guarda che bello! Wow! Il balcone! Guarda che è arrivato! Zuppolo! Com'è bello questo balcone! Una coppia per i nostri amiciotti! Pucci ti ha preso il piano più alto! Ma ciao! Salem è già innamorata della gabbia! Ma vi piace troppo stare qui? Lei si è già appollaiata! Papi, c'è qualcuno che vorrebbe arrivare! E Neone! Il gatto è un po' ciccione! Leo! Leo, vieni! Andiamo! Ciao piccola! Bravo! Chiudi papà! Mamma mia! Quanto è bella questa gabbia! Ma vi piace troppo? Oddio, l'aria aperta! Voi è tanto che non ce l'avete un bel balcone! Guarda che posizione d'allerta! Salem! Mi piace troppo! Sarà il tuo posto preferito? Papà, sai d'estate cosa gli possiamo fare? Una letterina, due ciotoline. E loro stanno fuori, eh. Che bello questa. Ti piace tanto? Guardate Leo che sta guarendo, ma che sotto è molto spilacchiato. Mirta si è messa lì. Brava, amore. Papà, mancano Boots e Bubi. E Creamy. Il Creamy sarà... oh, Creamy vivrà, anzi no, vivrà al piano più alto insieme a Mirta. Adesso vuole venire, Buzz, eh? Ah, adesso vuoi venire, Basino, Basino, suave, suavesino. È abbastanza alta? Sì, posso anche mettermi in piedi, è proprio alta come me. Creamy, che regalo ti hanno fatto mamma e papi. Quanto bella la tua... sì, andate il sederino a fuggi. Vi piace un sacco, voglio uscire a vedere. Aiuto, papà, c'è chiuso fuori. Ehi, voi come va?
Ti piace star lì nella gabbietta? Papi, prendo anche Buzz, tieni. Buzz non vuole andare con gli altri. Neanche un po'. Neanche sale. Vabbè, ma perché loro devono abituarsi, giustamente, hanno paura, non sono abituati a niente. Loro invece sembrano molto spavaldi. Io aspetterei un pochino e proverei a rimettere poi Salem, Buzz e Bubi. Che ne dici? Entreranno? No. E niente, ormai è sera, sono riuscita a farne rientrare due. Sto provando in tutte le maniere. Dentro? Signorini, fa freddo! Dentro in casa! Salem, Leone, Creamy, in casa! Oh, dobbiamo entrare. Salem, Creamy, dai, andiamo in casa, forza. Fatti, siete proprio delle belle. Oh, brava Creamy, che entri. Brava, sì, certo. Ma che vi lascio qua stanotte? Dentro. E niente, loro voglio rimanere qua, va bene. Buongiorno, è mattina e stamattina la prima cosa che hanno voluto fare i gatti era uscire nella gabbietta nuova. Poi ho fatto la doccia, ho cercato di farli rientrare, ce l'ho fatta con tutti tranne che con Creamy, che ci sta guardando. Vabbè, faccio così, ma tanto è sorda. Oggi è uscito anche Bubi di sua spontanea volontà, ma no, scusate, Buzz, ecco Buzz. E Bubi è arrivato fino alla porta, l'ha guardata, ha miagolato e si è fatto le unghie qui perché volevo uscire, ma poi appena mi sono avvicinata è tornato fuori. Riuscirà il nostro eroe Bubi a entrare nella gabbia entro stasera? Si accettano le scommesse.